Domenica mattina ed è l'appuntamento della Serie D provinciale qui al centro sportivo La Siepe, dove si gioca la seconda giornata del campionato provinciale. Le formazioni in campo che adesso si stanno salutando sono appunto il centro sportivo La Siepe, che gioca proprio le partite casalinghe di questa stagione per questa nuova avventura con la maglia quest'oggi di color celeste, pantaloncino e calzettone blu, che affronterà appunto Le Forna Mare Ponza. Il ritorno proprio della squadra isolana 7 giorni fa è stato dei più felici, battendo tra le mura domestiche appunto l'Antonio Bogdan Grama, e c'è anche Alexandru Bulboaga. Prova adesso la possibilità per l'incursione, poi il palo subito e la prima opportunità. La rimessa è per il Ponza, Lispoli dal calcio d'angolo, palla messa in mezzo, poi gira subito Coppa. Oh. Ancora Bogdan e poi il tiro ribattuto dal portiere Vecchione, il tiro di... E adesso il tiro che praticamente va a trafiggere Vecchione e si sblocca il match all'indietro per Bogdan. Coppa scarica per Rispoli, prova anche la conclusione, ribattuta Bogdan all'indietro, Campan, ancora Tane, libero Bogdan, prova la conclusione che si perde sul fondo. Rispoli e Karpiuk va a rispondere, ancora Rispoli, calcio di punizione, Vitiello Francesco, la rincorsa ha provato a mettere paura il suo compagno di squadra Aprea, subito per Rispoli che prova svirgolando il pallone. Rispoli ferma il pallone, la finta prova anche Vecchione e poi sulla ribattuta arriva il colpo vincente di Bulboaga, questa volta deciso, il gol è proprio una sua insistenza. Recupera Bulboaga, Alexandru penetra in area, poi in mezzo il palo che dice di no a Bulboaga, la sua conclusione, si ferma contro il palo, poi il tiro di Raffaele, calcio di punizione con Mogroace, prova Vecchione, risponde, presente Bogdan, Vecchione, Campan, il gol del 3-0. E c'è il colpo delizioso che manda in gol Raffaele Vitiello. Vitiello Francesco scocca il tiro, adesso preme Le Forna Mare Ponza, che perché cerca il fallo. Vitiello, il colpo delizioso con il tacco di Vitiello Raffaele, il portiere Karpiuk, adesso se ne va a Grama, si mira anche il panico, va a calciare il gol di Grama dopo appena 40 secondi. Bogdan sull'asse, Bogdan si sposta, adesso è Grama libero, il colpo prezioso da parte di Bogdan che trova il palo. Alexandru Bulboaga all'indietro per Mogoroace, Campan, Coppa adesso per il calcio d'angolo all'indietro, Vitiello Raffaele prova la conclusione troppo ampia, aveva avuto la buona occasione di calciare la rete, ancora adesso Vitiello si avvita, Rispoli alza sopra la traversa, Karpiuk è costretto invece a scaricare all'indietro, non si fa ingannare Alexandru, che quasi a calciare poi lo fa in un secondo momento, anzi dal fondo di Karpiuk per Alexandru Bulboaga. Bogdan, Bulboaga, il gol di Bulboaga. Ci avviciniamo al 10° minuto di gara, adesso lancia lungo Rispoli, fa tutto da solo molto bene e beffa Karpiuk. Karpiuk, Vitiello Raffaele, Tane, il gol di Tane, Campan, poi Coppa in mezzo, esce Karpiuk, palla al piede, fa tutto da solo, se ne va direttamente, beffa Vecchione Domenico,
ha tentato lo scavetto verso Vitiello, Francesco, Grama, Tane, esce Vecchione, il tiro che trafigge Vecchione, il gol è di Tane, ma c'è anche il fallo oltre al gol nel calciare, perde il pallone sul fondo, lo rimette subito in gioco e poi Alessandro Bulboaga, 8-3, forse non se l'è sentita di calciare, non era sicuro. Trandafir, la risposta di Vecchione, Campan, Mogoroace, prova Vecchione, risponde Vitiello, Raffaele prende il pallone, carica anche il tiro in diagonale nel tranello, Bogdan, Alessandro Bulboaga, la palla messa in mezzo, poi una serie concitata di azioni, fil di palo, c'era Karpiuk che lascia subito ripartire Bulboaga, tocco prezioso, Rispoli in mezzo per Vitiello, Raffaele lo ferma Bulboaga con la fiondata, Alessandro Bulboaga, Alessandro con il mancino, poi la prende sotto e la mette in fondo al sacco con decisione a calciare, ma non è poi preciso il colpo da sotto di Vitiello, Raffaele, Karpiuk, Trandafir, Mogoroace, Tane, ottima azione corale, si mangia un gol incredibile, ancora Grama, Campan e arriva la fine invece delle ostilità. La Siepe vince la sua prima gara di questo campionato e arriva invece la prima sconfitta per Le Forna Mare Ponza.